Degli insiemi in R3 o in dimensioni superiori lo facciamo venerdì. Oggi vogliamo sviluppare un esempio dettagliato di massimo minimo, perché dobbiamo ancora dire una cosa: il massimo minimo su un insieme di R2. Allora stavolta prendiamo un insieme tranquillo, per esempio prendiamo x quadro più y quadro meno 4 minore 4 di 0, questo è il cerchio di raggio 2, il centro origine, e prendiamo f di xy uguale a y più 2x. Questo è un problema semplice, si può risolvere in 50 modi diversi. Però noi andiamo a vedere prima dal discorso con le curve di livello. Le curve di livello sono semplicemente il gradiente di F è costante, l'ortogonale è una costante, sono vette, è un vettore costante, è una vette. Però queste vette non sono le stesse, cioè se io vado a scrivere y più 2x uguale c, viene y uguale c meno 2x, quindi abbiamo tante rette parallele di coefficiente angolare uguale a meno 1. Ok? Allora, disegniamo in azzurro la puntiera di T. Come vedete, tutte queste rette prima non intersecano T, poi c'è la prima retta che è tangente alla puntiera di T, poi c'è l'ultima retta tangente alla puntiera, diciamo entra nell'insieme T, e poi dall'altra parte esce dall'insieme T. Allora, è chiaro che qui c'è il min e qui c'è il massimo. Questo per il discorso che abbiamo fatto prima. Come vedete, l'ultima curva di livello lascia T tutto dalla stessa parte, la prima lascia T tutta dalla stessa parte, però dalla parte opposta. Quindi questo è un punto di minimo e questo è un punto di massimo. Punti minimo e massimo all'interno non ci stanno. Non ci stanno perché il gradiente di F, punti interni, non sanno nulla di più. Allora, come trovare i punti sulla frontiera? Allora, ci sono vari modi. Primo modo, allora la funzione è y uguale più 2x, ma la mia frontiera io la posso scrivere come y quadro uguale 4 meno. Quindi questo è xy tali che è uguale a 0, porto 4 e meno x quadro, 4 x quadro dall'altra parte, meno 4 x quadro dall'altra parte, ottengo questo. Adesso quindi posso scrivere che y è uguale a più o meno la radice di 4 meno x quadro, dove la x è compresa tra meno 2 e 2, cioè la mia frontiera la sto scrivendo come due pezzi di grafici di funzione, quello di sotto e quello di sotto. Allora f di xy, per esempio sul pezzo di sopra avremo y uguale più questa radice, quindi devo fare f di x radice di 4 meno x. E quindi qua mi viene radice di 4 meno x quadro più 2x, e questo lo devo studiare per x compreso tra meno 2 e 2.
Se invece sul pezzo di sotto, diciamo che T1 è uguale all'insieme delle xy radiche y uguale alla radice 4 meno 4, del T2 uguale y uguale meno radice 4 meno 4. Quindi su del T1 devo fare questo, su del T2 devo fare f di x meno la radice di 4 meno x quadro, che viene meno la radice 4 meno x quadro di 2x, e anche in questo caso devo studiare per x compreso la meno 2. Andiamo a fare questa chiamiamo g1 di x, è una funzione di una variabile, questa chiamiamo g1. Adesso io sto praticamente studiando la mia funzione muovendomi soltanto sulla frontiera. È chiaro che dove la g1 c'è il massimo, io troverò la x, la coordinata x del massimo. Quindi su dt1 che devo fare? Quindi g1' di x è uguale a 1 su 2 radice di 4 meno 4 per meno 2x più 2, lo uguagliamo a 0, quindi troviamo x uguale 2 volte la radice di 4 meno 4, quindi troviamo quadrando x quadro uguale 4 per 4 meno 4, quindi troviamo 5x quadro uguale 16. Quindi troviamo x uguale più o meno 4 sulla radice di 5. Vediamo un po' se ho detto bene. X che deve essere uguale a 2y. Quindi abbiamo trovato che le coordinate di questo punto, che poi se studiamo per bene la situazione con la g1 vediamo che il punto di massimo dovrà essere 4 sulla radice di 5, 2 sulla radice di 5. Andiamo a fare a studiare la funzione g2. In verità la funzione g1
In quel punto è l'unico punto stazionario interno tra meno 2 e 2 e là c'è il massimo. Il minimo dove ce l'ha? Ce l'ha qua e qua. Però questi punti non sono di massimo minimo, quindi andrebbe poi studiato che questi punti non sono di massimo minimo per la funzione f sulla frontiera di t. Questi vengono dal fatto che abbiamo artificialmente spaccato la frontiera in due pezzi. Andiamo a fare il discorso su G2. Per quanto riguarda G2, G2' di x è uguale a meno 1 su 2 radice 4 meno x quadro per meno, quindi diventa più 2x più 2 uguale a 0, quindi mi viene stavolta x uguale a meno 2 sulla radice di 4 meno x quadro. Quindi quadrando trovo la stessa equazione di prima, x quadro uguale 16 meno 4 x quadro, e quindi trovo x uguale stavolta più o meno 4 sulla radice di 5, però stavolta devo prendere quello col meno. Per quale motivo? Perché qua x era negativo e quindi trovo questo. Quindi questo punto di minimo a coordinare, andando a sostituire come prima, troviamo meno 4 sulla radice di 5 meno 2 sulla radice di 5. E anche qui la mia funzione, quando la vado a valutare in... allora, io sto valutando la funzione su questo tratto qui, qua c'è un minimo, qua se vedete ci sono due massimi locali, che però sono massimi locali solo se togliamo un pezzo di sopra della frontiera, e che però non sono massimi locali sulla frontiera, e poi comunque sono diversi perché la funzione qua ha un valore e qua c'è un altro valore. Il massimo invece è assoluto, sta qua. Comunque non c'è problema perché comunque quei punti, questi due punti qua sono due punti uniti agli altri due punti stazionari che ho trovato, sono quattro punti. Adesso se valutiamo la funzione, se io vado a vedere la funzione qua quanto vale? Vale 8 sulla radice di 5. Qua vale meno 8 sulla radice di 5, nel punto di coordinate 2, 0 vale 2, ma 8 sul radice di 5 è più di 2. Ok? E quindi, se però c'è qualcosa che non mi... vale 4, scusate. Y più 2x. Y più 2x, però la radice di 5 è maggiore di 2, quindi la mia funzione, questo punto qua, ha coordinate 2, 0 e la mia funzione vale non 8 sulla radice di 5, 10 sulla radice di 5, perché è y più 2x, e adesso sì funziona, perché io vedevo che 8 sulla radice di 5 era minore di 4, quello che qua la funzione viene 4 perché viene 2x che fa 8, ma invece 10 sulla radice di 5, radice di 5 è minore di 2.5, quindi 10 sulla radice di 5, quindi questo lo troviamo più 1, questo lo troviamo più 2, f di più 1 è uguale a 10 sulla radice al 5, che è il massimo, f di p2 è uguale a meno 10 sulla radice al 5, che è il minimo. Quando vado a prendere la funzione in questi due punti, vedo che qua vale 4, che è minore di questo, qua vale meno 4, che è maggiore di questo, quindi il massimo e il minimo assoluto sono stati trovati. Però questo metodo non è che mi piaccia tanto. Non mi piace tanto perché io devo comunque scrivere per forza la frontiera.
schiera come grafico di funzioni, alle funzioni che mi vengono sono un po' brutte, poi ci sta questo fatto dei punti che vengono aggiunti artificialmente. Andiamo a fare un'altra, c'è un'altra possibilità. Un'altra possibilità è quella, dobbiamo fare altri due metri, questo è il secondo, poi ne facciamo il terzo, il risultato lasciamo perché il risultato deve essere lo stesso. La seconda possibilità è quella di scrivere la mia frontiera, ricordatevi che io avevo la frontiera di un quadro più un quadro uguale 4, come sostegno di una curva, quindi parametrizzare. Questa è facile da parametrizzare perché è una circonferenza. Allora io cosa faccio? Scrivo y uguale 2 coseno di t, 2 seno di t, e x uguale 2 coseno di t. E t lo faccio tranquillamente variare tra 0 e il 2 pi. In realtà anche in questo punto io ho aggiunto un punto artificiale, sarebbe t uguale a 0 qua 2π greco, che mi dà lo stesso, sarebbero le, diciamo, quelle due possibilità per t che però mi danno lo stesso punto perché la curva è giusta. Tuttavia in realtà noi capiamo benissimo che questa parametrizzazione, il punto che aggiunge essendo una curva chiusa, lo posso diciamo mettere dove mi pare, quindi in realtà quel punto non è da considerare. Poi ci vogliamo valutare la funzione per stare tranquilli, ma non è un punto che sarà né di massimo né di minimo, perché io variando l'intervallo della parametrizzazione posso spostare dove mi va, quindi è chiaro che là non c'è né massimo né minimo. Allora vado a prendere questa parametrizzazione, la mia funzione che cosa è? La vado a scrivere come f di y di t, x di t, y di t, ma x di t è 2 coseno di t che moltiplicato per 2 fa 4 coseno di t, più y che fa 2 seno di t, e questa la chiamo g di t. Quindi per identificare i punti di massimo e di minimo di g, stavolta devo fare i punti stazionali della g. Per fare i punti stazionali della g derivo, qui abbiamo g' di t che fa meno 4 seno di t più 2 coseno di t uguale a 0, e allora troviamo che praticamente abbiamo tangente di t uguale a mezzo. Possiamo dividere per il coseno, perché se il coseno fosse 0 il seno non è 0, quindi questa equazione non è soddisfatta. Quindi tangente di t uguale a un mezzo, che vuol dire? Possiamo qua ricavare l'arco tangente di un mezzo e poi dobbiamo fare il coseno dell'arco tangente di un mezzo e il seno dell'arco tangente di un mezzo. In realtà tangente di t uguale a un mezzo vuol dire y su x uguale a un mezzo. E quindi andando a imporre questa condizione, quindi y uguale a un mezzo x, quindi troviamo x quadro più un quarto x quadro uguale 4, quindi troviamo 5 sedicesimi x quadro uguale a 1, e come vedete x quadro uguale 16 quinti, le due soluzioni col più o col meno mi danno le due x dei punti, vabbè qua il disegno non sta fatto bene chiaramente, i punti chiamano essere simmetrici, no? Mi danno le due x dei punti che abbiamo trovato prima, e poi sostituendo troviamo anche le y. Quindi abbiamo ottenuto lo stesso risultato di prima, semplicemente siamo andati leggermente più veloci, e il conto è stato facilitato dal fatto di trovare un'opportuna parametrizzazione della frontiera. Ok?
Qualcuno potrebbe storcere il muso o il naso e dire che sì, però questo prevede che tu debba conoscere una parametrizzazione della frontiera. In questo caso era facile perché era una circonferenza, se no la devi trovare la parametrizzazione della frontiera. Quindi in certi casi ti devi impegnare attivamente per trovare, non è che la parametrizzazione venga così, quindi devi cercare di capire. Tu in genere la frontiera è l'equazione e poi trovare la parametrizzazione potrebbe richiedere del lavoro. Allora, c'è un altro metodo ancora, che è il cosiddetto metodo dei moltiplicatori di Lagrange. In questo caso il moltiplicatore di Lagrange sarà uno solo, che io riporto, poi dimostreremo anche nel caso generale, ma per gli esercizi sconsiglio nella maniera più facile, perché teoricamente serve, e anzi serve pure che fa capire certe cose, quindi lo vedremo anche nel dettaglio perché serve, ma dal punto di vista degli esercizi certe volte un esercizio che in questo caso vedremo, i conti resteranno abbastanza semplici, ma soprattutto se non me la cavate con un po' di algebra, nel caso tridimensionale soprattutto, nel caso bidimensionale ancora si può usare, ma nel caso tridimensionale potrebbe essere, diciamo, negativo dal punto di vista della possibilità di risolvere l'esercizio. Allora, il moltiplicatore di Lagrange si basa su questo discorso. Noi prendiamo una funzione che chiamiamo lagrangiana, per vari motivi, a volte si chiama L o H, ma comunque si chiama comunque lagrangiana, che è una funzione non di due ma di tre varianti, x, y e lambda. Qual è questa funzione? Questa funzione è la funzione di partenza di x più 2x più lambda volte per la funzione che uguagliata a 0 mi dà l'equazione del vincolo. Quindi x quadro più y quadro meno 4 uguale a 0. Cioè di meno 4 uguale a 0 su 4, ovviamente, che è una funzione. Ora però questa funzione, allora il discorso è che studiare i massimi e minimi liberi di questa funzione, cioè, diciamo, studiare i punti stazionari di questa funzione equivale a studiare i punti stazionari della mia funzione di partenza sulla frontiera, sul vincolo. Chiamiamolo vincolo, ovviamente. Quindi il discorso della parte interna qua non c'è più. La parte interna non c'è più. Qua siamo direttamente soggettivi. D'altro canto, anche prima l'avevamo dovuto fare il discorso per eliminare la parte interna. Prima abbiamo verificato che il gradiente non si annullasse la parte interna. Detti, perché detti si può esprimere con un vincolo. Allora andiamo a fare il gradiente di H. Andiamo a fare la def di x. Quanto fa def di x? Fa 2 più 2 lambda di x. Andiamo a fare dh di x. Andiamo a fare dh in dy, che fa 1 più 2 lambda di y. E poi andiamo a fare dh e lambda, che è uguale a x quadro y quadro meno 4, e uguagliamo a 0 tutte e tre. Questa funzione, come funzione di tre variabili, noi la studiamo libera, cioè su tutto il tempo. E andiamo, allora, per trovare i massimi e minimi di questa funzione dobbiamo andare a identificare i punti stazionari liberi. Allora, andando a identificare i punti stazionari, noi abbiamo questo sistema. Allora, se ci fate caso, automaticamente l'ultima equazione, quella della derivata rispetto a lambda, mi dà l'equazione del vincolo, cioè mi dice che sto di nuovo sulla frontiera. E infatti avevamo detto che stavamo
questo mi dice che siamo sul delta, su dt. E poi abbiamo queste altre due equazioni da studiare. E studiare, risolviamo. Allora, siccome abbiamo queste due equazioni sono messe a sistema, io ho che allora se lambda è lambda deve essere per forza diverso da 0, perché se lambda è uguale a 0 abbiamo 2 uguale a 0, non è possibile. Quindi io posso trovare che x è uguale a meno 1 su lambda. Ma io da sotto trovo anche x uguale a meno 1 su 2 lambda. E quindi, mettendo insieme queste due informazioni, ottengo che y è uguale a 2x. Sostituisco nell'ultima equazione e mi ricavo gli stessi punti primi, se vi ricordate y è uguale a 2x. Quindi, da qui ricavo no, x quadro x, quindi y quadro uguale 4x quadro, quindi viene 5 x quadro no, y uguale un mezzo x, x uguale a 2x. E quindi ricavo gli stessi punti P. Ok. Va bene. Allora, qua ci sono delle cose da osservare. Prima cosa da osservare. In realtà, vabbè, qua una volta ricavato x, sostituisci, ti ricavi y e ti ricavi pure lambda. Qual è il significato di lambda? Lambda si chiama. Allora, in genere ingegneria non diamo un gran significato, però in economia lambda si chiama il prezzo ombra. Quindi ha un significato pure lui. Perché in una certa situazione rappresenta un prezzo. Poi però l'altra osservazione più fondamentale è che noi prima abbiamo dovuto sì trovare la parametrizzazione della frontiera, però quando andavamo a studiare la condizione di stazionarietà, la condizione di stazionarietà era data da una funzione di una variabile, quindi la condizione di stazionarietà di una funzione di una variabile è un'equazione in un'incognita. Cioè una volta che eravamo passati alla g di t, g' di t uguale a 0 era un'equazione in un'incognita. In realtà questo è un sistema di tre equazioni in tre incognite. Quindi, per carità, questo sistema è particolarmente semplice, quindi si arriva al diciamo allo stesso risultato di prima con poca fatica. Però in generale non possiamo dire se cioè, in generale la situazione sarà simile, cioè vedremo che il metodo moltiplicatore di Lagrange aggiungerà tante variabili quante saranno i vincoli messi a sistema, e quindi aumenta sia il numero delle equazioni che il numero delle incognite. Tendenzialmente questo per gli esercizi non è una cosa buona, perché se vi trovate state su un'intersezione di due vincoli, quindi state su un qualcosa di unidimensionale in R3, quindi avete due vincoli, vedremo poi che questo è uguale a dire che state su due, per esempio state sulla state su una circonferenza in R3, una circonferenza la potete vedere come intersezione di un G' e di un piano, sono due vincoli messi a sistema. Allora quando andremo a fare questo in R3 vedremo che avremo un sistema di 5 equazioni di circonferenza per determinare i punti stazionari di una funzione, quando questa con la parametrizzazione diventa una un'equazione in un incognito. Questo poi lo vedremo meglio nel caso soprattutto tridimensionale. Terza osservazione, ma perché sta cosa funziona? Questa cosa funziona perché se andate a vedere
L'ultima equazione è f grande uguale a 0, che è il nostro vincolo. Tutte le altre equazioni sono gradiente di f piccolo più lambda gradiente di f grande uguale a 0. Cioè, se voi andate a vedere 2x è il gradiente di f grande, cioè lambda davanti, 2, 1 è il gradiente di f piccolo. Tutte le altre equazioni si possono mettere insieme in questo sistema qua. Ma allora, nel momento che in un punto P è verificata questa equazione, io porto dall'altra parte e ho trovato, sì, qua c'è il meno, ma non fa niente. Il gradiente di F piccolo è proporzionale, esattamente come abbiamo detto prima, che è la condizione necessaria per la stazionarietà, a gradiente F grande, che era la condizione necessaria per la stazionarietà. Poi, per vedere invece se quella era massimo unica, cioè bisogna andare a vedere tutto il livello. Quindi, il caso di due dimensionale è stato completamente esaurito sia come teoria sia come pratica. Adesso dobbiamo andare a vedere, senza allargarci troppo, poi qualcosa scriveremo, diciamo, il metodo moltiplicatore lo scriveremo nel caso generale, nel REN, ma comunque dal punto di vista degli esercizi, già fare il caso tridimensionale, vi assicuro che dipende dall'esercizio. Sono esercizi facili, ma possono esserci anche nel caso bidimensionale esercizi difficili, e soprattutto nel caso dimensionale esercizi particolarmente.